Venerdì 19 luglio 2013 ci troviamo nella splendida cornice di Sant'Ambrogio a Milano per un incontro organizzato da Action Group Editore in collaborazione con il Collegio Geometri della provincia di Milano proprio per la formazione e l'aggiornamento dei geometri e progettisti. L'incontro molto partecipato ha visto la presenza di diverse aziende che hanno aggiornato appunto i geometri e progettisti sulle ultime novità di mercato. L'incontro decisivo, il tema è la riqualificazione e il restauro, soprattutto in senso energetico degli edifici, dall'isolamento all'impermeabilizzazione, le coperture, gli strumenti di misura e i software di progettazione. È il secondo incontro con questo tema, tra l'altro che vale anche dei crediti formativi per i geometri. Vediamo insieme di che cosa si è parlato e le novità presentate dal mercato dalle aziende. Diciamo che oggi l'intervento si inserisce in una serie di attività che il collegio organizza con Action Group, evento ultimo prima della pausa estiva, che è dedicato alla riqualificazione e al restauro. Peraltro ambito operativo della nostra categoria molto importante in un settore, in un momento congiunturale come questo, non ovviamente particolarmente favorevole. Direi che oggi le aziende sono come sempre di prestigio e la partecipazione dei nostri iscritti è assolutamente numerosa, e mi permetto di dire che questa attività può rientrare nell'ambito delle attività che noi stiamo facendo per consolidare la nostra figura professionale. Per la prima volta nella storia del nostro ente professionale abbiamo la possibilità di essere presenti a una fiera internazionale dell'edilizia, in questo caso al MAD Expo 2013. Per noi è un'occasione di grandissimo prestigio e anche di visibilità. Ci aspettiamo che tanti nostri iscritti ci vengano a trovare, ma che soprattutto tanti cittadini vengano al nostro stand per avere delle informazioni, per avere delle assistenze nelle discipline e nelle competenze che sono nostre, proprie della nostra categoria.